Sono Davide Romano, assessore alla cultura della comunità ebraica di Milano e sono lieto, felice di ospitarvi qui questa sera. Vi do il benvenuto in questa sinagoga che è una tradizione rivolta verso Gerusalemme e in ebraico chiamiamo Yerushalayim, la radice Shalem, che è la radice Shalom, che vuol dire pace. Una città che per gli ebrei è un riferimento primario e lo è anche per i nostri fratelli. Ricordo riguardo le parole del compianto arcivescovo Cardinale Martini, che nel 2004 scriveva: sono lieto di constatare che dopo un lungo periodo di vuoto i pellegrinaggi sono ripresi e chi ha vissuto questa esperienza quando torna a casa non si limita a dire si può andare a Gerusalemme, ma aggiunge si deve andare a Gerusalemme, perché per un cristiano e per un cittadino di questo mondo Gerusalemme ha un'importanza unica. Questa è la parola che abbiamo. E su queste parole siamo a prendere la parola per il presidente della comunità ebraica di Milano, Raffaele Besso, e approfitto per salutare naturalmente le autorità civili, militari e politiche che sono intervenute questa sera. Non saluto tutti uno per uno per non dilungarmi troppo, non saluto uno solo perché non mi insegna l'esperienza, l'altro sospende, quindi faccio semplicemente un saluto generale a tutti e lascio la parola al presidente Raffaele Besso. Buonasera a tutti, Sua Eminenza. A nome del Consiglio della Comunità Ebraica di Milano, del co-presidente Milan Dani in personale, le do il benvenuto tra noi. La sua visita cade in un momento di grave crisi mondiale, di confusione e di violenza, rese ancora più preoccupanti per la scarsa comprensione della situazione che sembra registrare soprattutto da parte di chi ha la responsabilità di governare. Oggi si celebra la giornata dell'amicizia ebraico-cristiana, istituita per sancire la fine di un lungo periodo di incomprensione tra le nostre due fedi, con tutte le tragiche conseguenze che conosciamo. Proprio da questa amicizia si dovrebbe ripartire, in tempi così drammatici, per ribadire la condanna verso ogni fondamentalismo. Lo possiamo fare noi, riaffermando il primato della Bibbia, della Torah come fondamento di una civiltà basata sulla tolleranza, sul reciproco rispetto, su un'etica e una cultura condivise, pur nelle dovute differenze, il tutto per ridare un senso a questi tempi così critici e confusi. Sua Eminenza, prima di concludere, mi permetta di ricordare come oggi il bersaglio del rinnovato odio anti-ebraico sia lo Stato di Israele. Siamo sicuri che nell'ottica di questa amicizia la Chiesa che lei oggi qui rappresenta saprà difenderne l'esistenza, non solo perché rappresenta quei valori comuni su cui si fonda la nostra civiltà, ma anche per le radici che la fede cristiana ha in quella terra. Grazie per essere. Lascio l'intervento a Giorgio Mortara, che è vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche d'Italia. Grazie mille, Giorgio Mortara. Autorità civili e religiose, in rappresentanza dell'Unione delle Comunità Ebraiche d'Italia e a nome di tutte le comunità, le storie di custodiale saluto della nostra casa. Tutti noi sentiamo come sia importante questa visita per l'ebraismo italiano per la città. L'odierno incontro con la comunità ebraica di Milano, la seconda in Italia in ordine di grandezza, costituisce un ulteriore passo in quella essenziale percorso di comprensione e fiducia reciproca che ha preso il via con le dichiarazioni della nostra età. Un percorso che in questa fase storica molto complessa, in cui tolleranza
minoranze e radicamenti religiosi minacciano non solo la libertà di culto, ma la vita di milioni di persone assume un valore ancora più significativo di lotta comune contro chi fomenta e istiga l'odio. Oggi, infatti, le religioni sono chiamate ad agire con una responsabilità sociale ben precisa e i loro leader sono chiamati a essere un esempio per tutti i cittadini, a prescindere dalle singole appartenenze ideali spirituali e culturali, per la difesa della convivenza all'interno della nostra società. L'inizio di un anno civile ha già registrato purtroppo episodi di violenza, appena dopo Berlino, Istanbul e poi Gerusalemme, che vanno nella direzione opposta. Episodi che devono farci riflettere, a maggior ragione in un 2017 in cui cadranno diverse celebrazioni che uniranno il passato al futuro. È il caso del centenario della dichiarazione Balfour, dei 60 anni della firma dei trattati di Roma, del cinquantenario della guerra dei sei giorni. A fronte di questo, studiando la storia e comprendendo l'evoluzione, dobbiamo chiedersi che ruolo nei nuovi equilibri globali potranno avere le religioni. Il Vaticano ha fatto scelte importanti su questo fronte, con riconoscimenti che non spetta a noi giudicare, portati avanti attraverso scelte che, in nostro augurio, siano state attentamente meditate. Ma queste attestazioni di fiducia e di apertura al dialogo, la preoccupazione del mondo ebraico che corrispondono immediate condanne contro chi sceglie la strada della violenza, dell'istigazione all'odio, del terrorismo, per colpire la pace a cui tutti aspiriamo in Italia, in Israele, nel mondo. All'indomani degli ignobili stragi in Europa, in Siria, nel Medio Oriente, in Israele, e a fronte di un insistirsi delle tensioni internazionali legate ad atti criminali perpetrati a vario titolo in nome di un ipotetico dettame religioso, è a tutti evidente che l'unica strada percorribile in una direzione di pace è quella che pone il dialogo nella e fra le religioni come priorità politica. Se per dialogo intendiamo i pur benefici incontri interreligiosi fra altri rappresentanti delle singole commissioni, mi spiace dire che quel tempo mi sembra passato e non ha dato grandi risultati. Al più si tratta di azioni di alto valore simbolico che le violenze odierne hanno ampiamente cancellato. Molte sono le discussioni sulla reale possibilità di un fattivo dialogo tra e nelle religioni, ma noi ci dobbiamo credere al dialogo. Dialogo interreligioso espresso attraverso incontri, conferenze, seguite da poche decine di persone, i riti della diplomazia non sono più sufficienti. Chiudo sottolineando che oggi il dialogo tra le religioni deve trasformarsi in agire, in convenienza, in condivisione di progetti e di spazio, andando oltre al pensiero e alla parola. È su questa strada che dobbiamo incamminarci, come auspicato dai documenti di commissione miste di carattere sia multiculturale che interreligioso. Ecco quindi che mi sembra opportuno ricordare alcune preminenti iniziative sorte a Milano e che vanno in questa direzione. La collaborazione tra il Memoriale della Shoah di Milano, assieme alla comunità di Sant'Egidio e i City Angels, per i migranti in transito alla stazione centrale di Milano, con la collaborazione dei ragazzi della Shoah Zahir e della Mensa del Pediatore. Il corso Insieme per prenderci cura, promosso dalla Catenia Ambrosiana, con l'Associazione Medica Ebraica, che ha visto collaborare assieme cristiani, musulmani ed ebrei sotto l'egida della Curia, il rabbinato di Lorenz, per sensibilizzare, informare e formare tutti gli operatori sanitari al rispetto delle varie necessità spirituali delle persone malate. A seguito di questa esperienza, sempre nel 2016, con la collaborazione dell'amministrazione carceraria, è stato organizzato un corso per il personale addetto alle carceri, anch'esso si è svolto sotto l'egida della Curia del Rabbinato e del Corrente, e queste iniziative sono molto importanti.
A noi sembra che l'attuale emergenza, il crescere delle violenze antiebraiche in Europa e nel mondo, parallelamente al crescere di violenze su altre comunità religiose, cristiane e musulmane, perpetrate nel nome di libertà di un potere religioso, imponga un mutamento nell'atteggiamento di tutti, a tutti i livelli della società. Solo uno scatto deciso in questa direzione darà un senso non effimero alla stagione iniziata 50 anni fa dall'apertura conciliare di Papa Giovanni XXIII. Confidiamo per questo che la Chiesa, a fianco del mondo ebraico, si farà portavoce di quel messaggio in modo da portare insieme avanti non solo il fondamentale cammino del dialogo, ma anche quello della lotta contro le grandi minacce del nostro tempo. Grazie ancora. Ti ringrazio Giorgio Mortara che mi ha fatto ovviamente tra l'altro appunto un'iniziativa che è stata molto importante, che ho collaborato a organizzare, che era proprio il discorso di andare nelle carceri a spiegare il pluralismo religioso a gente di custodia. Una cosa che abbiamo fatto per la prima volta nel 2016, per rifaremo nel 2017, ma è importante che tutti insieme, arrivato tra l'altro insieme alla Curia, ma insieme anche ai nostri amici musulmani, credo che sia una cosa che comunque debba fare un passo avanti, perché sappiamo bene che oggi come oggi la maggior parte dei terroristi si indottrinano in carcere, quindi abbiamo bisogno di arrivare non solo alla gente di custodia, ma soprattutto anche ai detenuti, per arrivare a raccontarli cos'è il pluralismo religioso. Se facciamo questo, facciamo un grande errore, e su questo credo che la comunità ci ascolti. Ciò detto, lascio la parola al merito presidente della comunità ebraica di Milano, che leggerà un messaggio del rabbino Giuseppe Laras. Per chi non lo ricordasse, il rabbino Giuseppe Laras, ex rabbino capo di Milano, fu quello che iniziò i dialoghi ebraico-cristiani insieme al cardinale Martini nel 1980, quindi 6 anni prima del famosissimo incontro di Giovanni Paolo II alla Sinagoga di Roma con il rabbino Tuaf. Quindi lascio la parola a Roberto Viale che parla a nome Saluto di cuore tutti i convenuti, con particolari sentimenti di vicinanza e d'amicizia nei riguardi del nostro gradito ospite, Sua Eminenza il Cardinale Scola, Arcivescovo Metropolita di Milano, e del mio stimato successore, il carissimo signor Rabbino Rav Alfonso Arkiv Shlita, nostro Rabbino Capo. Esistono molte tentazioni, più o meno subdole, più o meno sanguigne, e cederli può ben accadere, lo sperimentiamo tutti. Tutti possiamo a buon diritto cedere alla tentazione di ritenere il dialogo ebraico-cristiano irrilevante, dato che coinvolge pochi interpreti, le cui fila sono rese sempre più esigue da frizioni intestine, ricerca di un posto al sole, provvedimenti improvvidi da parte di persone di cui si vorrebbe potersi fidare, spesso presentati sotto forma di aperture, età media altissima dei partecipanti, presunti intellettuali lontani dal reale e dalla concretezza, noiosi ed autoreferenziali. Che dire poi del fatto che in tutte queste nostre iniziative manchino i giovani, e i giovani reali, quelli che sosterranno le nostre comunità e la vita culturale, politica ed economica del paese e del futuro? Senza giovani non si va da nessuna parte, senza il coinvolgimento dei giovani siamo condannati, e la nostra società occidentale appunto a causa di pessime filosofie che si sono insinuate nelle ultime decadi con effetti deleteri anche nella vita di entrambe le nostre comunità di fede è invecchiata e si è indebolita. Tutto ciò sta portando e porterà ancora tanto male, si sta abbattendo con un inesorabile scure sia sulle chiese che sulle comunità ebraiche in Occidente. Si può lamentare, ed è vero, che il dialogo ebraico-cristiano sia un'appendice della vita del cristianesimo, spesso poco praticata e mai realmente fattivamente additata dai suoi pastori alla maggior parte dei fedeli. Un'appendice, tuttavia, interessantissima e promettente, rispetto a un passato funesto e doloroso e a un presente per nulla facile, colmo di insidi.
Purtroppo gli insegnamenti consigliari e successivi sul dialogo tra cristiani ed ebrei, unico e speciale da entrambe le parti, sono restati spesso lettera morta, anche nelle omelie quotidiane di insigni uomini di chiesa. Ci si può lamentare, non senza ragioni, che gli ebrei siano spesso restii a questo dialogo, con molte perplessità, timori, risentimenti, amarezza, e che si rivendichi troppo spesso il passato a fronte del futuro. Se questo può essere vero, va tuttavia ricordato che la storia antica e recente subita da parte ebraica in relazione al cristianesimo ha un enorme peso, che affatica e rallenta il passo. Inoltre, anche a livello sociologico, è naturale che una minoranza assoluta di ebrei eriga attitudini di difesa rispetto a una maggioranza assoluta, i cristiani in questo caso, inevitabili per sopravvivere e non farsi fagocitare, pur riconoscendo le effettive buone intenzioni di questi ultimi. E che dire infine del fatto che per motivi strumentali ed ideologici, dall'affermazione sempre più scientemente ridotta ad anticaglia dismessa delle radici ebraico-cristiane dell'Occidente, si sia passata all'affermazione del futuro islamo-cristiano dell'Europa, le parole hanno un peso enorme, le parti al pari della loro assenza, in questo caso l'espunzione dell'aggettivo ebraico in relazione al futuro comune, e lasciano intendere molte cose. E allora? Chiudiamo baracche burattini oppure, come talvolta sostengono i detrattori, continuiamo elegantemente a prenderci in giro? No. Questo ci obbliga a individuare severe e caparbie nuove strategie per l'incremento e il rafforzamento sinceri del dialogo ebraico-cristiano. Questo ci obbliga a resistere ai disfattisti di partisan e dai colpi di mano di alcuni, anche se in altissimo luogo. Non possiamo e non vogliamo cedere per non tradire e profanare la memoria di quegli eroi cristiani, laici o religiosi, che in quanto cristiani difesero gli ebrei, anche a costo della vita, non solo perché esseri umani in generale, bensì proprio perché ebrei nello specifico, individuando così tra noi un vincolo unico. Non possiamo e non vogliamo cedere, dissipando il patrimonio, pur fragile e forse esiguo, conquistato sinora, per non tradire la memoria e la fiducia di quegli ebrei, religiosi o no, che con minore e non minore coraggio hanno ritenuto di riaprire i loro cuori e le loro menti a cristiani positivamente e amichevolmente disposti verso Israele e il suo mistero, che passa necessariamente e non incoerentemente oggi anche per la ritrovata sovranità nazionale ebraica in terra di Israele, dato che la maggior parte del nostro popolo vive lì e che da lì per lo più promana la voce della Torah nella nostra generazione. L'antisionismo è la terza grande rivoluzione dell'antisemitismo, che fu da principio religioso e poi, secoli dopo, una volta laicizzatosi, razziale. Tale sentimento e ideologia è forse una rievizione del veleno subdolo di Marcione, che fu da prima teologico, poi etico, infine forse oggi politico, proiettante comunque sugli ebrei che vogliono essere tali e che lo vogliono per la propria discendenza, le medesime ombre di disprezzo e di morte. Stia oggi, soprattutto oggi, ben attenta la Chiesa ad evitare il richiamo della foresta, avvelenato e devastante, di Marcione, considerando che essa medesima, nel distaccarsi dalla propria matrice, perderebbe ineluttabilmente ogni significanza e giustificazione ad esistere. Non possiamo e non vogliamo cedere, però, in primo luogo, per non tradire ed erodere il di entrambe le nostre comunità e di chi verrà dopo di noi, che forse vede già minate molte possibilità di pieno sviluppo a causa di un presente divenuto angusto e vivo. Spetta talvolta, in questo rapido e decisivo snodo della storia occidentale, come pochi altri ve ne sono stati, a tutti noi, cristiani ed ebrei, cogliere l'opportunità per fare della Bibbia un futuro diverso e pur sinergico delle nostre due comunità di fede, ridando linfa alla civiltà occidentale. E spetta con urgenza estrema ancora a noi restituire alla Bibbia la sua voce reale, scatologica e divina, che
che non può essere in alcun modo ridotta a manuale laico per assistenzialismi, buonismi, pacifismi di sorta. Quest'ultima dilagante e perversa attitudine coincide con l'offesa della moralità e dell'intelligenza dei non credenti e con lo svilimento del ruolo e dell'identità del credente, che è anch'egli peccatore e per nulla esente da colpe o meschinità. La riduzione della Bibbia a etica mondana o a utopia è una forma né coraggiosa né onesta di ateismo. È la Bibbia che, pur spesso in versione laicizzata, ha fatto innamorare l'Occidente delle libertà individuali, un bene assolutamente non negoziabile, a fronte delle libertà collettive degli antichi e di altre culture pur rispettabili. È la Bibbia che ha reso, attraverso l'economia straordinaria dell'alleanza, l'uomo libero anche rispetto al suo Dio e non assoggettatogli ancorché in partnership con il suo creatore. È ancora la Bibbia che ha insegnato a declinare la libertà non in arbitrio, come invece testimoniano tristemente certe attitudini odierne, ma in responsabilità, accettando liberamente il gioco di Dio. Tacere tutto questo per compiacere il mainstream ci rende non autentici, deboli e forse anche stupidi. Se perderemo questo tempo difficilissimo e unico, oziando, chiudendo gli occhi o dissimulando, andremo in perdizione e con noi andrà in perdizione il lascito sofferto dei nostri padri, il futuro dei nostri nipoti, cosa quest'ultima ancora più intollerabile. Forse sarà solo il vero dialogo ebraico-cristiano a poter salvare, se la Chiesa e gli ebrei ci crederanno e doseranno, dell'Europa e del mondo libero. Che l'Eterno e Provvidente unico Signore stenda su di noi tutti la sua pace e la sua benedizione e che rafforzi sincero dialogo e la nostra cooperazione. Bravo professor Giuseppe Lazzi. Capo di Milano Giuseppe Lazzi e Roberto Iacco per la lettura. Sottolineo ancora con le parole di Arnaz l'importanza del dialogo. So che magari molti lo danno per scontato, ma sono tempi questi in cui non si può dare nulla per scontato. Vediamo come vengono messi in dubbio tutte le istituzioni, dall'Unione Europea, alla NATO, alla democrazia stessa. Quindi veramente l'importante è che il dialogo cristiano venga, tutti gli ambiti vengono tenuti vivi, no, si rischia veramente che i stati insistano senza che ce ne rendiamo conto, fermo il loro valore. Chiamo qui Martino Pietchetti, che con la sua possente voce. Ci dirizzerà a spostare un po' sulla scena.
come dice Davide, per quei pochi che non conoscono l'ebraico. Canto dei credini, quando l'Eterno farà tornare gli esuli di Sion, sarà per noi come se fossimo stati un sogno. Allora la nostra bocca si riempirà di risa e la nostra lingua di un gioioso canto. A quel tempo tra le nazioni si dirà: l'Eterno ha compiuto grandi imprese operando per costoro. L'Eterno ha fatto grandi cose a nostro favore e noi ne eravamo contenti. L'Eterno fa tornare i nostri esuli così come i corsi d'acqua tornano a scorrere nel deserto. Coloro che hanno seminato tra le lacrime mieteranno il raccolto cantando gioiosi. Chi ora procede piangendo, portando la sacca delle sementi, sicuramente ritornerà con canti di gioia, trasportando i propri cuori. Rabbino Campignano, Foster Bib, che è il presidente dell'Assemblea Rabbinica Italiana. Bene, rinnovo i saluti alle autorità presenti, alle autorità civili, alle autorità militari, alle autorità religiose, ai vescovi presenti e voglio esprimere innanzitutto la mia gratitudine al Cardinale Scola per la sua iniziativa, perché è una sua iniziativa, di venire a visitare questa sinagoga della nostra comunità. Questa visita avviene il 17 gennaio. Il 17 gennaio è una data importante, nella storia del dialogo tra ebrei e cristiani. È la giornata dedicata nella Chiesa Cattolica all'ebraismo. Perché è importante? Perché il dialogo ebraico cristiano ormai ha lunghissima, in realtà sono alcuni decenni, ed è una storia che vuol porre riparo a un'altra, questa volta lunghissima storia, una lunghissima storia di incomprensioni. Incomprensioni che poi in alcuni casi si sono trasformate in tragedie. E questa è la storia che ci portiamo dietro le spalle e che ancora abbiamo sulle spalle. Ci abbiamo poco da fare, questa storia, come ha detto Gavlaras nel suo discorso, questa storia in qualche modo pesa, continua a pesare. Però, insomma, percorso l'abbiamo fatto e continuiamo a farlo, e credo che questo percorso sia importante, sia fondamentale. Ogni anno si sceglie un tema che deve guidare in qualche modo la riflessione in questa giornata dell'ebraismo. Il tema in generale è un libro, un verso a volte biblico. Negli ultimi anni c'erano stati 10 comandamenti, poi a un certo punto fatalmente sono finiti e a un certo punto si è dovuto decidere di cosa parlare e si è deciso di dedicarsi alle 5 Megillot, ai 5 libri che sono Megillot in quanto apostoli, e il libro di quest'anno, il libro su cui siamo chiamati a riflettere quest'anno, è il libro di Ruth. Beh, il libro di Ruth è un libro interessante da molti punti di vista, è un libro che ha molto da insegnarci. Da vari punti di vista, uno dei temi fondamentali del libro di Ruth è il tema della solidarietà, ed è un tema di
assoluta e grande attualità. Quello che ci invita sostanzialmente a fare questo libro è a fare anche Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim vuol dire fare del bene sostanzialmente, fare del bene al prossimo senza fare troppi calcoli. Perché? Perché ci sono molte ragioni per non fare del bene e quindi forse dobbiamo superare i calcoli. A volte dobbiamo superare anche un concetto un po' ristretto di giustizia. Nella tradizione ebraica la Gemilut Hasadim è legata a un altro concetto che è quello del Lifnim Mishurat Hadin, che vuol dire al di qua o al di là, per le traduzioni, della linea del giudizio. Insomma, in alcuni casi bisogna andare anche al di là della giustizia. In alcuni casi il fare del bene va al di là della giustizia, va al di là del calcolo di giustizia, se ben chiaro, la giustizia è importantissima, la giustizia è fondamentale, però a volte si deve andare anche al di là. Uno rappresenta questo, però oggi volevo soffermarmi su un altro punto di questo libro. L'altro punto di questo libro è un punto molto ebraico di questo libro. È il momento in cui la Moabita Ruth, è una, secondo la tradizione ebraica, è una principessa moabita, la Moabita Ruth aderisce all'ebraismo, aderisce alla tradizione ebraica, aderisce all'ebraismo. Nel momento della sua adesione, della sua conversione, dice una frase. La frase è la seguente: il tuo popolo è il mio popolo, il tuo Dio è il mio Dio. Ora, in questa frase c'è un elemento essenziale, fondamentale della tradizione ebraica. Lo stretto legame nella tradizione ebraica tra religione e popolo. Questo stretto legame è assolutamente essenziale nella nostra tradizione. Non in tutte le tradizioni religiose è così, perlomeno non è così in maniera così pregnante in altre tradizioni religiose. Questo legame significa anche qualcos'altro. Significa il fortissimo legame, il fortissimo rapporto con la terra di Israele e con la città che è al centro della vita ebraica della terra di Israele, la città è Gerusalemme. Gerusalemme è fondamentale nella tradizione ebraica. Gerusalemme è la città del santuario, del Bet HaMikdash. Il Bet HaMikdash che è stato distrutto due volte, è stato distrutto prima dai Babilonesi e poi dai Romani. Bene, gli ebrei il rapporto col santuario non lo hanno mai perso, non lo hanno perso neanche col santuario distrutto, è rimasto, come sapete, il Kotel, è rimasto un muro, tra l'altro neanche centrale del santuario. Per questo hanno continuato a pregare i volti verso il Kotel, rivolta verso Gerusalemme, a Gerusalemme ci si rivolge verso il Kotel, per tutta la loro storia. Hanno continuato ad andare al Kotel quando andare al Kotel significava rischiare la pelle, significava rischiare la vita. Il Kotel è stato per molti anni sotto il dominio giordano e poi ci si andava, ci si provava ad andare. Perché? Perché quello era un punto centrale della nostra vita religiosa, della nostra vita spirituale. Perché parlo di questo? Perché è così importante Gerusalemme nella nostra storia. Perché Gerusalemme per noi è la città del santuario, la città della spiritualità, la città del shalom, della pace, l'ha ricordato Davide Romano prima, il shalom, la città della pace. Ci sono state delle decisioni di alcuni organismi internazionali recentemente che hanno provato a negare il legame del popolo ebraico con Gerusalemme e con la terra di Israele. Bene, voi chiarire questo. Nel momento in cui si fa una cosa del genere, nel momento in cui si nega questo legame,
non si sta toccando la politica di un governo e la politica di uno Stato, si sta toccando l'anima ebraica, si sta toccando l'essenza delle ebrei. Avevo chiesto, quando abbiamo parlato di questa visita con il Cardinale Scola, avevo chiesto di fare un riferimento a Gerusalemme, e lui ha gentilmente aderito, perché penso che questo debba diventare il rapporto con Gerusalemme, il rapporto con la terra di Israele debba diventare un tema centrale del dialogo fra ebrei e cristiani, è un tema centrale del dialogo interreligioso in generale, anche col mondo islamico. Anche col mondo islamico deve diventare un tema centrale, perché se si negano le radici, beh, in realtà non ci può essere nessun dialogo. Volevo aggiungere qualcosa. Ho parlato di Shalom, ho parlato di Yerushalayim come Yer Shalom o Yer Shalem, città della pace. Ora, il concetto di Shalom, il concetto di pace, è uno dei concetti più inflazionati del nostro tempo. Se ne parla in continuazione, se ne è sempre parlato tanto. La cosa straordinaria del concetto di pace è questo, che lo hanno usato tutti. Non dico chi l'ho, chi ho usato, l'ho usato persino Adolf Hitler, la pace. Ha parlato anche lui di pace. Ok, ognuno chiaramente parla di pace come vuole. In realtà il concetto di pace è un concetto complicato, un concetto complesso, è un concetto su cui bisogna riflettere. La parola shalom deriva da una radice, che è la radice shalem. Shalem vuol dire integro, completo. Però bisogna stare attenti, cioè, è un bellissimo concetto, è il concetto di integrità, di completezza, magari lo raggiungessimo, però bisogna stare attenti, perché questo concetto si presta a due concezioni antitetiche. La prima concezione, classifica essere integri, vuol dire che io sono integro, io sono completo e gli altri si devono adeguare alla mia integrità, alla mia completezza e alla mia perfezione. Bene, è la base fondamentale di ogni fondamentalismo. E da qui si parte per ogni fondamentalismo. Questo è quello che tentano di trasmetterci i terroristi che ci vogliono imporre la loro integrità e completezza, cioè vogliono imporre con una violenza terribile che colpisce cristiani, ebrei, musulmani e persone che non hanno alcuna fede religiosa. Colpisce tutti, ci colpisce tutti, e dobbiamo capire che questo, che quest'idea del adeguatevi a noi e soltanto in questo modo raggiungerete la perfezione, ma questa idea è un'idea estremamente pericolosa, è un'idea terribile. C'è un'altra concezione dell'integrità, della completezza. L'altra concezione è questa, è esattamente opposta. La completezza è una aspirazione. Io non sono integro, non sono completo, ho moltissimi difetti e aspiro a diventarlo. E per tutta la mia vita aspirerò a diventarlo. Bene, credo che questa concezione della competenza e dell'integrità debba essere alla base del dialogo interreligioso. L'idea che nessuno di noi è integro, che nessuno di noi è completo. Il dialogo interreligioso è complicato. Non è facile. Perché non è facile? Perché in realtà le religioni sono diverse e rimangono diverse. Tentiamo di capirci. Rimangono diverse. Io prima ho portato l'esempio della solidarietà. L'esempio della solidarietà è significativo da due punti di vista. È significativo perché facciamo qualcosa di utile
è perché non è necessario essere teologicamente d'accordo. Possiamo essere solidali e operare verso gli altri senza pensarla allo stesso modo. Credo che questo sia un terreno di unità importante che va al di là della teologia, che fa talmente vita. Io ho cominciato parlando di solidarietà, ho continuato parlando di shalom. Volevo dire che anche questi due concetti sono legati. Perché sono legati? Volevo raccontare una cosa che forse ho già raccontato, una cosa che spiega un grande maestro contemporaneo dell'ebraismo che si chiama Shlomo Wolbe. Shlomo Wolbe insegna ai suoi allievi che per occuparsi degli altri, per fare Gemilut Hasodim, è necessario una cosa, è necessario capire che cosa gli altri pensano, che cosa gli altri desiderano, che cosa gli altri aspirano. Bisogna tentare di capirlo, bisogna uscire un po' da se stessi e tentare di capire il prossimo. Wolbe dà un esercizio ai suoi allievi da fare, soltanto che l'esercizio fallisce. Perché l'esercizio fallisce? Wolbe chiede ai suoi allievi per una settimana di concentrarsi su una persona, di capire che cosa quella persona desidera. L'esercizio fallisce perché gli allievi tendono a proiettare le proprie idee, i propri desideri, le proprie aspirazioni sugli altri. E quindi che succede a quel punto? Che non si capiscono gli altri, si capisce se stessi un po', ma non si capiscono gli altri. Ora, questa tendenza a non capire gli altri, a non riuscire a identificarsi con gli altri, a non capire che cosa per gli altri è fondamentale e sacro, questa è una tendenza che tutti noi abbiamo. Ognuno di noi, un po', è concentrato su se stesso, anche quando non sembra concentrato su se stesso. Sicuramente questo è un difetto che abbiamo tutti, sicuramente questo è un difetto che abbiamo noi ebrei, però permettetemi di dire che questo è un difetto che si ha anche nei nostri confronti. Spesso non ci sentiamo capiti, spesso non sentiamo che gli altri capiscono le nostre aspirazioni, capiscono ciò in cui noi crediamo, ciò che per noi è fondamentale. E questo è particolarmente vero quando si tratta del rapporto con la terra di Israele, con Gerusalemme, questo rapporto molto particolare che fa di noi un popolo molto particolare, perché fa di noi un popolo e non solo una religione. Questo rapporto è difficile da afferrare, però se non si afferra questo rapporto non si capisce l'ebraismo, non si capisce di cosa stiamo parlando, non si capisce che cos'è la tradizione ebraica e cos'è il popolo ebraico. Bene, chiudo. Chiudo ringraziando di nuovo, veramente, di cuore e sinceramente il Cardinale per la sua visita. E chiudo dicendo questo. Il dialogo interreligioso è complesso, complicato, ci sono problemi. Galaras ha fatto un'analisi anche un po' impietosa, però forse ci sta. È un bene ogni tanto anche essere stimolati, essere frustrati, ci fa bene. Il dialogo è complicato, però credo che possiamo trovare gli elementi comuni che possono portare avanti questo dialogo. Quali sono gli elementi comuni? Beh, tra il cristianesimo e l'ebraismo ci sono degli elementi comuni fondamentali che sono questi. Ciò che l'ebraismo e il cristianesimo hanno trasmesso all'umanità intera e che è diventato patrimonio dell'umanità. Ed è tanto. È tanto. Ci sono tante cose che noi abbiamo trasmesso all'umanità, noi, le nostre due religioni hanno trasmesso all'umanità e che sono diventate patrimonio dell'umanità. Non ce ne rendiamo neanche conto, ma lo sono diventate. Credo che questa sia la strada. Vorrei concludere con un'esortazione profetica, un'esortazione profetica che troviamo nel profeta Zecharia, che è questa: Ve'emet, Ve'ashalom e Avu.
è la verità e la pace. Amate, amiate, si amino. Che significa attenzione? Per me che non è scontato affatto che si amino. Non è affatto scontato, perché verità e pace a volte sono in contraddizione. Però quella, la nostra aspirazione deve essere l'amore fra verità e pace, e l'amore per la verità e per la pace. Gerusalemme è costruita come una città
tutta riunita insieme. Là sono convenute le tribù dell'Eterno come testimonianza per Israele, per essere grati al nome dell'Eterno, perché là erano situati i troni per la giustizia, i troni della casa di Davide. Pregate per la pace di Gerusalemme, e possano avere la pace coloro che ti amano, possa regnare la pace entro le tue mura e la serenità entro i tuoi palazzi. A favore dei miei fratelli e dei miei amici, io dirò che la pace regni dentro te. Per il bene della casa dell'Eterno, del nostro Signore, richiederò il benessere per te. Bene, ringrazio Fabrichetti per le sue letture, per i suoi canti. E quindi su questo Salmo Samarchi, che è stato scelto dalla sua eminenza cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, lascio la parola per il relativo commento. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Il versetto del Salmo 122 sembra a me che ben si addica a questo nostro incontro. I nostri piedi, quelli dell'arcivescovo che è venuto qui, dei fedeli tutti della Chiesa Ambrosiana, dei membri delle Chiese Cristiane di Milano, i nostri piedi si sono fermati in questo luogo santo per guardare a Gerusalemme con il cuore e con la mente insieme con voi che ci accogliete. Questo significa in ultima analisi affermare la centralità di Dio e nello stesso tempo della persona umana. Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ha ben descritto questa nostra comunanza. La Chiesa che condivide con l'ebraismo una parte importante delle Sacre Scritture, considera il popolo dell'Alleanza e la sua fede come una radice sacra della propria identità cristiana. Voglio porgere innanzitutto il mio grazie e quello anche del pastore Giuseppe Platone, presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano, a tutti voi, nella persona del Rav Afonso Arbib, rabbino capo della comunità ebraica di Milano e presidente dell'Assemblea dei Rabbini d'Italia, di Raffaele Besso e di Giorgio Mortara, per averci offerto questa possibilità di incontro in verità e amicizia. E permettetemi da questo luogo di inviare un saluto e un augurio speciale a Rav Giuseppe Varas, che tanto ha contribuito, come abbiamo sentito, con il Cardinal Martini al dialogo ebraico-cristiano e non solo nella nostra terra ambrosiana. Riceviamo il suo intervento come un monito su cui vorremmo riflettere. Questa visita, per così dire, ufficiale, nell'anno 150 della edificazione della sinagoga distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, ricostruita nel 1953, ristrutturata nel 1997, esprime il desiderio sincero di superare le gravi incomprensioni e le difficoltà che anche lungo la storia del nostro paese hanno visto coinvolte le nostre comunità di appartenenza. Gli 896 ebrei milanesi deportati dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, la cui fine tragica conosciamo bene, restano una ferita che ancora suppura, una ferita inferta a tutta la nostra comunità civile, come ci ricorda il memoriale della Shoah di Milano, in anno 21. Non ci sfuggono le responsabilità storiche di taluni figli della Chiesa
nel favorire oggettive ingiustizie contro i membri del popolo ebraico, come affermò San Giovanni Paolo II nella sua visita del marzo del 2000 all'Uyad Vashem. Come ha autorevolmente ricordato il documento, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, documento della Commissione per i rapporti religiosi con l'ebraismo del Pontificio Consiglio per l'Italia Cristiani, cito, il dialogo con l'ebraismo occupa per i cristiani un posto unico. Il cristianesimo, date le sue radici, è unito all'ebraismo più di quanto non lo sia qualsiasi altra religione. La religione ebraica non ci è estrinseca, ma in un certo qual modo è intrinseca alla nostra stessa religione. Questa evoluzione dell'atteggiamento della Chiesa nei confronti della religione ebraica, autorevolmente proposta dal Concilio Vaticano II e dal Magistero dei Papi nei nostri giorni, chiude da una parte la strada ad ogni opposizione tra cristianesimo ed ebraismo, ma nello stesso tempo costringe a stare umilmente di fronte alla complessità e a tutta la portata della loro differenza. A questo proposito mi sia permesso citare un ricordo personale. In occasione dell'assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1985, ebbi il privilegio di fare un libro intervista con il teologo cattolico eletto cardinale Hans-Urs von Balthasar. In quell'occasione il celebre teologo svizzero affermò, cito, una citazione che mi impressionò moltissimo, una delle questioni più difficili alle quali forse solo Dio è in grado di rispondere correttamente è quella dello scisma, tra virgolette, originario dell'unico popolo di Dio, perché non si possono dare due popoli di Dio. Ma questa è l'aggiunta che fa realmente riflettere, uno scisma provocato da Cristo stesso. Lui ne è responsabile e la Chiesa non dovrebbe far finta di conoscere la soluzione e di poterlo risolvere. Noi vediamo solo dei frammenti della verità intera, dai quali non sappiamo ricostruire la totalità. Credo che l'incontro e il dialogo tra ebrei e cristiani non può non partire dalla consapevolezza di questa singolare ferita. Da parte ebraica, proprio in occasione del 50° anniversario di nostra entrata, sono stati fatti pronunciamenti decisivi circa il rapporto realistico tra ebraismo e cristianesimo. Penso alla dichiarazione per il futuro giubileo della fraternità consegnata dal Gran Rabbino di Francia, per citare le ultime cose, al Cardinal Ventoa nel novembre del 15, e all'ancora forse più significativa dichiarazione di rabbini ortodossi sul cristianesimo, fare la volontà del Padre nostro in cielo, verso un partenariato tra ebrei e cristiani, del dicembre del 15, in cui si giunge ad affermare come Maimonide e Yudak Halevi riconosciamo che il cristianesimo non è né un incidente né un errore, bensì l'esito voluto dalla volontà di Dio e dono alle nazioni. Nell'attuale cambiamento di epoca, il rinnovato rapporto tra ebrei e cristiani è chiamato all'improcrastinabile compito di edificazione di una civiltà dell'amore secondo il disegno del Creatore. Molteplici sono senza dubbio gli obiettivi del dialogo tra di noi, però vorrei sottolineare il particolare e speciale vincolo spirituale che caratterizza le relazioni fraterne tra ebrei e cristiani e che trova nell'amore per Gerusalemme e per la terra di santità
un centro e un cuore pulsante di fede, di venerazione e di pellegrinaggio orante. Si deve andare in Terra Santa, come ci ha detto il Cardinale Martini. Come cattolici siamo partecipi in una dimensione cristiana ecumenica dei sentimenti di religioso attaccamento alla terra di padre, come ho sentito prima, e della promessa che il popolo ebraico ha costantemente sviluppato nei millenni della storia di Israele fino ad oggi. Perciò condividiamo la recente dichiarazione della Commissione bilaterale della Santa Sede e del Gran Rabbinato di Israele, che afferma il principio del rispetto universale per i luoghi santi di ciascuna religione, ponendo attenzione ai tentativi di negare l'attaccamento storico del popolo ebraico al proprio luogo santo. La Commissione bilaterale ha preso posizione con forza contro la negazione politica e polemica della storia biblica, esortando tutte le nazioni e le fedi a rispettare tale legame storico-religioso. Preghiamo che Gerusalemme diventi sempre più la città della pace per tutti gli uomini e per tutte le donne che amano la pace. Siamo perciò profondamente addolorati per le violenze di attentati esecranti che ancora di recente hanno ferito la santa città, uccidendo giovani vite e profanando il santo nome di Dio. Così come deprechiamo le espressioni di antisemitismo che si ripresentano purtroppo oggi in Europa. Vorrei infine rilevare un tratto assai significativo della storia vostra a Milano. La comunità ebraica, assai vivace nella nostra città, ha assunto, soprattutto dal dopoguerra, quella dimensione caratteristica dell'identità civile che fa di Milano una città veramente aperta. Infatti dagli anni 50 avete accolto gruppi di ebrei provenienti da tutto il mondo e i loro membri sono man mano diventati milanesi a pieno titolo, collaborando in questo modo al bene della nostra società locale. Nella nostra Milano la comunità ebraica e quelle cristiane sono a mio avviso chiamate ad un compito profetico, quello di essere un terreno fecondo in cui possa mettere radici e svilupparsi l'incontro e il confronto tra i membri di tutte le religioni, anche degli altri figli di Abramo, i musulmani. Tale dialogo non potrà che avere la forma della testimonianza, perché, come ha acutamente ricordato Fachenheim, il Dio di Abramo è un Dio che si è esposto, compromettendosi con la storia. La testimonianza è espressione della libertà di chi si autoespone per attestare la verità, si rivela come l'autentica cifra del dialogo interculturale e interreligioso. A questo ci richiama, come abbiamo sentito poco fa, un passaggio dell'intervento di Rabbi per la presentazione del libro di Ruth nel contesto delle Megillot, che saranno oggetto di lavoro comune tra noi nei prossimi anni. Non a caso, anche questo ci è stato richiamato, ebrei e cristiani hanno in comune il principio «Ama il prossimo tuo come te stesso». In questo cammino comune di testimonianza reciproca sarà possibile intercettare l'istanza profonda dell'uomo postmoderno che è pieno di desiderio di felicità e di libertà, le due parole del vocabolario oggi più diffuse, mostrando come ragione e fede, necessità e storia, autorità e libertà possono, non senza fatica e lavoro, armonicamente comporsi nell'alleanza che Dio intrattiene con la famiglia dei popoli. Dobbiamo quindi, ciascuno secondo la propria singolare identità, annunciare con gioia la verità di un Dio che ha voluto implicarsi nella storia degli uomini. Infatti, nella tradizione giudaica e in quella cristiana, la verità
pur mantenendo tutto il suo carattere di assolutezza, è una verità vivente e personale. Essa quindi non teme di consegnarsi alla libertà finita dell'uomo. La storia del popolo ebraico e di quello cristiano si ergono ad indelebile prova che non si dà la libertà per la verità che non sia nello stesso tempo verità della libertà. I nostri fratelli uomini ci trovano insieme testimoni in questo senso profondo della verità, dell'amore e della pace. Grazie. Thank you.
A lei, Zò. Grazie a tutti per essere venuti, buona serata a tutti.